Fotografie che testimoniano i più importanti incontri di cui è costellata la sua lunga e intensa carriera e al contempo raccontano uno spaccato della società a partire dagli anni 60. E la mostra Solo Show di Maria Mulas, ospitata alla Galleria Wooten Space di Roma fino al 27 ottobre. Classe 1935, sorella del grande fotografo Ugo Mulas, l'artista offre nei suoi scatti uno sguardo originale sulla realtà, cogliendo nei volti dei soggetti immortalati un tratto spontaneo ma allo stesso tempo originale. Io ho un fratello che si chiama Ugo Mulas, che è stato un grandissimo fotografo, lo è, anche se non c'è più, lo è ancora, fanno sempre mostre anche a lui, e mi innamorai vedendo le sue fotografie e stampandole anche, perché mi chiedeva di stampargliele, anche se aveva tre assistenti, però mi diceva: no, ma tu le stampi meglio, è meglio che le fai tu. E perciò andavo a stampare. Poi ho detto un giorno a mio fratello: voglio anche io avere lo studio. Poi purtroppo lui si ammalò e morì, perciò lo studio nacque veramente molto forte, proprio perché anche lui non c'era più. Da Keith Haring, passando per Liz Taylor, Virna Lisi, Paloma Picasso, fino a Jeff Koons e Cicciolina. E c'è anche Inge Feltrinelli, scomparsa recentemente. Fra tutti, spicca Andy Warhol, grande amico dell'artista. Molto simpatico, che non tutti dicono di no, invece lo era, sì. Perché la gente lo vedeva così un po' scorbutico, che non, mentre invece a conoscerlo un pochettino era simpaticissimo. Quella divertente è questa fotografia che è qui alle mie spalle di Andy Warhol. Quando Maria lo ha fotografato, lui se n'è accorto e ha voluto giocare con lei, interagendo, facendo una fotografia anche lui a lei. Anni fa l'ho conosciuta in una festa a Milano e mi sono innamorata immediatamente quella sera di Maria. Le ho detto: Maria, aspetta che sto riaprendo il mio nuovo salotto, il mio nuovo spazio, e sarai una delle prime che vorrei fare la tua mostra. E finalmente ci sono riuscito e sono molto molto contento. È un onore fare la mostra di Maria, perché è una fotografa eccezionale, eccezionale. Ne sono fiero. Tutti possono fare le fotografie, ma bisogna vedere cosa fanno, se hanno l'idea, se hanno il taglio giusto, se hanno capito cosa stanno facendo. Insomma, bisogna capire quello che si sta facendo, soprattutto, che non è come fare la fotografia così in giro al mare, che si fanno fra di loro le famiglie. È una cosa completamente diversa, diventa proprio un lavoro. Qual è il segreto per avere sempre questo entusiasmo così come a me? Forse la natura, io sono fatta un po' così. Telefonino, una linea wifi e un'idea, condita da un pizzico di follia. Ecco come Sebastian Gazzarrini è diventato prima una star del web e adesso un inviato del programma televisivo targato Mediaset Le Iene. Il suo talento? Disturbare e mettere in imbarazzo le persone e i personaggi del mondo dello spettacolo, semplicemente cantando. Sei bellissima, salvami, noi siamo in vita. Paradiso non esiste. Sei luce che arriva e che entra. Wow. Abbiamo incontrato la giovane Iena e gli abbiamo chiesto quali sono le tre regole principali per creare un video di successo. Le tre regole principali sono: studiare il mercato, sicuramente i primi 5 secondi di ogni video. Qui si parla di video, di avere successo con dei video online, quindi non blog, eccetera. Per avere un video di successo i primi 5 secondi sono più importanti, fondamentali. Perché? Perché Facebook è una piattaforma velocissima, hai pochissimi secondi per attirare l'attenzione di un cliente, di una persona, quindi hai solo i primi 5 secondi di un video. Cosa devi fare in questi primi 5 secondi? Rispondere alla domanda: perché una persona dovrebbe guardare il mio video? La risposta nei primi 5 secondi. Terza regola, fondamentale, il ritmo. Il video deve avere un ritmo alto dall'inizio alla fine, un po' come i servizi che facciamo alle Iene. Perché? Perché l'attenzione non deve mai scendere, quindi tagliare i silenzi. Perché? Perché quel momento di silenzio è il momento in cui una persona in TV cambia canale e sul web cambia video. L'età poi non conta, il bello del web è che tutti hanno una chance. Le persone anziane sono quelle più simpatiche, che fanno più ridere di tutte, non prendendole in giro in maniera ridicola, ma ridendo insieme a loro.
quindi ci sono alcune star americane di nipoti che hanno fatto diventare star le nonne, perché sono troppo simpatiche, quindi a qualunque età, 15, 20, 30, 80 anni, anche 90 anni, fate quello che volete, il web è lì per voi. Amami senza vergogna, che sia una vita o che sia un'ora. In una città divisa tra nord e sud, devi trasmigrare a Roma Nord. Ma lì c'è Odin. Senti, pezzenti maledetti. Dimmi come ti chiami, che ti cerco su Facebook. Giuli Cupulati. Tacchi, sei un uomo morto. Ma in realtà è una, se, loro detestano la parola, è una parodia, se vuoi, l'inizio, una parodia di Romeo e Giulietta, per cui l'amore è proibito tra i due rampolli di due famiglie, Giuli, Pariolina, Roma Nord, precisa, Beatrice Arnera, dice favolosa, Romolo, coatto, boro di Roma Sud. Sì, però lo devi dire con un'espressione che sia meno schifata quando parli di Roma, ti prego. Cioè, almeno Romolo, ce l'hai astratti. Eccolo. Ha detto tutto. Non sai, ecco. Giuli è promessa sposa al rampollo di Roma Nord, proprietario delle miniere di cocaina di Vigna Clara, Giangi Flaminio, popolare. Bisogna campare. Bisogna in qualche modo guadagnare la pagnotta. Sì. Il nostro è un amore di convenienza, diciamo. Diciamo un matrimonio scelto a tavolino. Sì, sì, sì. E Giuli trova in Romolo, e Romolo trova in Giuli l'altro, cioè l'estraneità, la differenza, la diversità, ma soprattutto il nuovo. Qual è, secondo voi, secondo tutti e due, il motivo del successo che ha travalicato i confini romani ed è, andato fuori dai confini, è diventato proprio un fenomeno nazionale per ora? Per ora, per ora, ma non poniamo limiti, no, alla provvidenza, chissà, speriamo. Che poi un giorno invaderemo. Guarda, io credo che questa serie in realtà abbia come tema di trama forse solo iniziale, tra l'altro la serie adesso è diventata la guerra mondiale italiana, quindi coinvolte ci sono più parti, anche sì. Milano, Napoli e quasi tutta l'Italia. Ha come tema centrale di trama quello dello scontro fra Roma Nord e Roma Sud, quindi di una divisione. Però è una divisione fra fratelli, fra persone molto vicine, ed è uno scontro culturale, di modi di vivere, di modi di pensare. Il clash of culture è sempre qualcosa che appunto può valicare, no, i confini. Quindi rispetto all'ambientazione romana del teaser, adesso valicata e diventata nazionale, però qui si ha uno scontro fra persone diverse in un'epoca di divisioni, e di divisioni apparentemente anche spesso insensate, in cui si riconosce l'altro come appunto estraneo, diverso, solo forse per crearsi un'identità. È un argomento e un tema che credevamo fosse abbastanza attuale. Da allora la rivalità non ha avuto tregua. Ratto delle Parioline, 648 avanti Cristo. Schiaffo di Anagnina, 1527 dopo Cristo. Breccia di Corso Francia, 1870 dopo Cristo. Fino al giorno d'oggi. Quali sono le caratteristiche di Roma Sud e di Roma Nord? Tanto l'eleganza e l'igiene, che è una cosa che non fa mai male in certi contesti. E poi confrontarsi con magari fuori Roma, uscire dal cappio del raccordo, cosa che forse è l'unica cosa che avete visto in vita vostra. Sì, solo perché avete le case a Capalbio. Roma Sud, al contrario, credo che le caratteristiche sia intanto un rapporto più diretto, una capacità di provare sentimenti. Cosa rispondi? Ascelle? No, beh, ascelle, però ascelle che abbracciano, ok? Quindi ascelle sincere. Anche nel look ci sono delle differenze. Vedo che tu, sì. Golfino... Sì, sì, lui non conosce Ferri da Stiro. Io ho chiuso un bottone rispetto alla mia miss solita. E pensa che stamattina si è depilato il petto. Esatto. Abbiamo un appello a Giuli, da parte di tutti e due. Giuli, che te devo dire? Adesso, quando lui ti fa l'appello, guardalo bene in faccia e capisci che devi fare. Giuli mia, aquilotta, sei più fresca di Villada, sei in cigno, sei una pesca, ma puoi andare con sto boro, ma ti prego. Esotico, no boro, esotico, ok? Possiamo parlarle? Fatemi indovinare, ha fatto una delle sue pazzie. Spingimi ancora e ti spezzo l'osso del collo. Esce nelle sale Predator, per la regia di Shane Black, con Boyd Holbrook e Olivia Munn. Siamo mercenari. Tu perché sei qui? Non penso che mi crederesti. Avanti, amico.
Ok, mi sono imbattuto in un alieno. Un Predator, una terribile creatura aliena, fa la sua ricomparsa sulla Terra nei pressi di una piccola cittadina. La sua presenza spinge un ex soldato e una biologa a unire le loro forze a quelle di un gruppo di militari sbandati. È lui che ha ucciso i miei uomini. Alieno. Lo scopo è quello di prevenire l'estinzione della razza umana. Traccia la sua preda come un gioco. Sembra che si diverta. Non è un predatore, caccia per sport. Beh, già deciso, predatore è più figo, giusto? Sì, sì, caccia.